ma io, ma sapete perché mi arrabbio? Perché ha 45.000 iscritti, ma uno una volta che prova un glitch e si accorge che non funziona, ma non la smette di seguirlo. Ma lo sentite questo odore di me, questo odore di canale fake? Voi lo sentite, no? Perché io sento veramente sta puzza. Sarà meglio spruzzarsi un po' di dissing e un po' di verità. No, perché io amo svegliarmi la mattina e proprio sgamare i canali fake. Cioè, se Farris è il re dei fake, Aiden è tipo il suo primo discepolo. Ma della serie che, beh, è un po' più furbo, perché non si fa vedere. Perché se si facesse vedere, penso lo pesterebbero tutti di botte. Ricordate che mamma Epic dice sempre: solo tu puoi prevenire le frodi di V-Bucks. Lo sapete che io da sempre ho cercato di portare verità su questo canale, di sgamare quelli che sono video fake, cose fake, qualsiasi contest fake. E adesso andrò a spiegarvi con delle prove concrete perché questo canale è l'ennesimo canale fake alla Farris. Poi, come abbia fatto 44.000 iscritti, quasi 45.000, fregando la gente, è un bel mistero. Allora, già dai titoli possiamo vedere che c'è proprio puzza di escrementi. Cioè, come tenere gratis un nuovo pack Laguna, l'Epic regala il nuovo pack Iconic Skin più 600 bucks, l'Epic regala il nuovo pack Cobra. Ora ragazzi, io non so se voi li avete ricevuti dalla Epic tutti sti regali, io non li ho mai ricevuti. Ora andiamo ad analizzare questo canale super fake. Allora, a parte che per arrivare a 10 minuti ogni suo video, ma proprio ogni, inizia con 1 minuto e 15 di roba preregistrata, incollata, messa lì, dove uno gli ha dato il codice supporto a un coglione e se l'hai messo. Non si sa come a un canale del genere fake abbiano dato il codice supporto a un creatore, perché la Epic non dà il codice supporto a un creatore a questo genere di canali, perché la Epic non apprezza questo tipo di contenuti, così come non apprezza chiaramente i contenuti fake di frodi di V-Bucks. In pratica, no, lui ci dice che il suo supporta un creatore, poi ci dice che ha un gruppo Telegram dove regala gift card, ma ne parleremo tra due secondi dopo aver visto appunto tutto il resto. Poi qua perde tempo, no, in solite stronzatine, giusto per arrivare a 10 minuti. E poi andiamo a quello che è effettivamente questo metodo per fare i V-Bucks. Allora, la prima cosa che lui dice, la prima cosa da fare è andare a Palmetto, buttarsi subito lì, spaccare con le armi quanto più muri possibile, cosa completamente a caso che non c'entra niente. Una volta che avremo spaccato un sacco di muri, qua mi sembra che bisogna suicidarsi buttandosi giù, adesso non mi ricordo che stronzate dice, e non bisogna tornare assolutamente alla lobby, bisogna guardare, diciamo, tutta la partita fino alla fine. Ora, io lo so che tu sei un bambino sbirulino che pensa che queste robe siano vere perché siano bug, ma io ho studiato informatica per 5 anni. Non mi dire tu a me come funziona la programmazione, perché ti assicuro, caro bambino sbirulino, che non funziona così, che non è che se tu ti butti a Palmetto e distruggi dei muri riceverai V-Bucks gratis. Ma attenzione, perché il metodo non è finito. Infatti, adesso bisognerà buttarsi a Corso Commercio, spaccare muri anche qua a caso. Attenzione, attenzione. Quindi dovrete aspettarla e arrivare fino all'ultimo rimasto, quindi il vincitore. Adesso ovviamente farò un piccolo taglio per non farvelo vedere tutto, sennò durerebbe il video caricamento, e in lobby avremo tutte e due le cose. Quindi ragazzi, ci vediamo nel caricamento. Let's go. Cosa? Cosa? Lui taglia adesso per non farci vedere. Ma perché il cerchio di ritorno alla lobby si sta caricando? Ma scusate un attimo, non la sentite questa puzza di fake? Guarda, guarda. Oh, ma qua qualcuno ha skippato, eh? Ma scusami, ma se dovevi fare il bug, no? Cioè, non ho capito. Ha finito la partita, quindi teoricamente adesso gli deve dare il pack e i V-Bucks. Ragazzi, purtroppo ha dovuto riavviare il gioco, quindi non si vede la continuità del tutto, non si vede che lui riceve le robe. Lui ha dovuto riavviare il gioco, intanto non ha shoppato sia il pack Laguna che 2800 V-Bucks. Col codice supporta un creatore che la gente gli fornisce i soldi guardando i suoi video super fake, no? O con le miliardi di pubblicità che mette in tutti i 10 minuti di video? Assolutamente no. Cioè, si è visto palese che è tornato alla lobby senza aspettare fino alla fine. Cioè, a parte che deve imparare a tagliare i video se proprio vuole fare il fake fatto bene. Cioè, ma io, ma sapete perché mi arrabbio? Perché ha 45.000 iscritti, ma uno una volta che prova un glitch e si accorge che non funziona, ma non la smette di seguirlo? Sapete perché questi canali vi fregano sempre, cavolo? Perché hanno tutte le stesse tre mitologie. Primo, fare i video super lunghi, che uno si perde nei procedimenti. Due, tagliare da schifo, che quindi tante volte uno non capisce bene i passaggi perché
tagliano apposta da schifo e non si capisce bene. Così tu hai quel dubbio se hai fatto giusto oppure no. Se alla fine e tu fai tutto e non funziona, ti dicono perché il bug chiaramente dopo un po' viene patchato. Poi guarda, devo riavviare il gioco perché non me l'ha dato subito. Quindi in pratica tutti voi pensate: cavolo, ma allora adesso riavvio il gioco 7000 volte finché non mi danno il pack gratis. Ragazzi, sveglia! La Epic Games ha detto che non ci sono ste robe. Solo tu puoi prevenire le frodi di V-Bucks. Ragazzi, vi ricordo che volendo potete iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti e attivare la campanella per essere dei connessionati puri e fare parte di questa grande famiglia, e soprattutto per metterla nel sedere a tutti questi canali super fake come questo. Inoltre, se volete supportare qualcuno di sincero, il mio codice è OctiPFI, come trovate in alto a sinistra del video. Non vi obbligo assolutamente a metterlo, però diffidate dai finti contest, dai codici porta fortuna o qualsiasi altra roba, che sono tutte stupidate fake. A me non ha funzionato, ma non importa. No, importa, scusa. Si vede che torni nella lobby. Fai la live e poi vediamo se funziona. Però guarda un po', questi canali non fanno mai questi super glitch, super bug in live. Ma che strano. Ma adesso lui sponsorizza il suo gruppo Telegram, dove ogni giorno lui dà regali gratis. Infatti adesso premiamo su questo, ci viene fuori il suo gruppo. Aiden433, detto anche truffatore number 2, 7259 poveri disgraziati membri che stanno dentro questo gruppo. Giviamo gift card ogni giorno. Giviamo chi? I codici saranno scritti all'interno di divertentissimi meme. Guarda, già mi immagino i divertentissimi meme. Come riscattarli? Essere veloci. Sapete, questa è la gran paraculata più grande del mondo. Perché ogni volta che voi proverete ad inserire il codice sarà già stato utilizzato. Perché, ragazzi, adesso ve la faccio molto semplice. Io ho acquistato una bella gift card da 20 euro e dico: adesso la riscatto, mi riscatto i miei bei 20 euro per la PlayStation. Però io ho ancora il codice, no? Non funziona più, però io ce l'ho. Benissimo, lo inserisco all'interno di un meme. Cosa fa il bambino sbirulino stupido? Dice: oh, ma questo codice forse è ancora valido, adesso lo inserisco. Oh, che peccato, vabbè, è già stato utilizzato, sarà per domani. E cosa fa domani Aiden? Va di nuovo dalla GameStop, si compra un altro pack, lo usa e mette il codice in una meme. E cosa fa il bambino sbirulino? Ci riprova, ma non ci riesce. E vi dirò un segreto: il bambino sbirulino non ci riuscirà mai. E se c'è qualcuno che dice: io ci sono riuscito, io scommetto quello che volete che è un amico di Aiden. Cioè, ragazzi, io vi dico queste robe, ma voi fatevi fregare dalla mattina alla sera. Cioè, il tempo perso è il vostro. La cosa bella è che arriva a 7 minuti di video, ma pur di arrivare a 10 minuti inserisce una finocchiata di robe inutili all'interno del video, ci fa vedere il suo inutile shop. Ma facciamo attenzione a questa roba qua di questo video. Ad esempio il pack Laguna, che è uscito poco fa nel negozio, che io ho già shoppato ormai. Ma scusa, il nuovo pack Laguna che tu hai già shoppato? Ma non avevi fatto il glitch bug per ottenerlo gratis? Scusa un attimo. Fake. Questo qua è proprio un finocchio. Poi questo video è l'epicità, proprio 70.000 views. Mi dispiace per queste persone, mi dispiace davvero tanto. Ah, non si è visto il taglio. Non si è visto il taglio, ragazzi. Oh, l'avete visto? Guardiamo l'arrallentatore, super arrallentatore. Eccoci qua, ragazzi. Oh, oh, oh. Attenzione, ma subito dopo, lui neanche capace di editare un video fake, è comparso questo. È comparso questo. Che tra l'altro, cosa c'è di fake in tutto questo? Che lui si è preso la briga di attaccare qua un'immagine, qua in inglese. Attenzione, a 7.52, prima che lui mettesse quell'immagine a schermo, lui aveva 1035 V-Bucks. E lui non ha shoppato, no, il pack da 100 euro. No, ma per carità. E poi per altri 2 minuti di video si va avanti con robe inutili che non si capisce perché, cioè tra giusto per arrivare ai 10 minuti. Bellissimo anche questo video. In questo video lui fa vedere come ottenere 60 livelli gratis e ha 165.000 visual. Mi dispiace per tutti questi poverini. Lui è a livello 13 del pass e ha 1385 V-Bucks. Fate attenzione a questi valori, perché dopo aver detto le solite stupidatine, fate questo, fate quello, attenzione, lui torna nella lobby e magicamente il suo livello è livello 73. Ma attenzione, sempre magicamente 3385 V-Bucks. È cambiato il numero del V-Bucks. Ma vuoi vedere che in realtà tra un taglio e l'altro ha shoppato 100 euro e si è shoppato il pass? No, vuoi vedere che ha fatto proprio questo? Anche perché è tutto fake, poi tipo tiene un'immagine ferma, poi fa vedere, cioè non va nel pass battaglia subito a far vedere, eccetera. No, lui
fa vedere solo questa immagine qua, che lui è a livello 71. Non fa vedere che lui ha acquistato tutti i livelli. Poco. Solo tu puoi prevenire le frodi di V-Bucks. Io vi dico solo, abbasso questi canali fake.